Buonasera a tutti, ci risiamo finalmente e sì, ho avuto miliardi di cose da fare, quindi sono sostanzialmente arrivato adesso e non ho preparato una musica, una demo, una nulla. Infatti voglio fare un video veramente brevissimo, voglio tentare di fare il video più breve possibile, già sto utilizzando 20 secondi, non va bene. Allora, parliamo di Vibe. Vibe è uno strumento che serve per fare suoni che assomigliano a quelli di una corda e diciamo che è abbastanza buono nel farlo. Di norma suona così, che diciamo che di tutti i preset che abbiamo visto fino adesso, quelli diciamo di default, è quello che suona meglio. Cioè se voi aprite un qualsiasi di questi strumenti non suona bene come questa cord. Ok, vediamo un pochettino cosa si può fare. È un sintetizzatore additivo, nel senso che ci sono 9 diverse forme d'onda che si possono accendere attraverso questo pulsantino qua. Se io spengo la prima forma d'onda non c'è più niente, non suona più niente. Se invece l'accendo, potrei accendere 2 forme d'onda. Sentite soltanto un pochettino più forte. Cosa possiamo fare per variare queste forme d'onda? Possiamo variare la forma d'onda, disegnarla. Quindi magari togliamo la prima e sentiamo. Possiamo decidere, diciamo, insomma le solite cose, l'avete capito. Togliamo la prima corda. C'è scritto sinusoide, magari il suono non assomiglia esattamente a quello delle sinusoidi di altri strumenti, però siamo più o meno là, diciamo che è la struttura armonica quella che tende ad assomigliare a una sinusoide. Poi c'è tutta la parte di, diciamo, suono del plettro. Ci sono vari pulsantini, per esempio questo impulso, che in un certo senso cerca di modificare quale parte del suono permane più a lungo. Sono cose abbastanza strane, bisogna semplicemente cliccarle e poi si capisce qualcosa. Di ogni corda possiamo variare il volume generale, non sto qui a provarlo, la durezza della corda, che sostanzialmente sembra un inviluppo. È un inviluppo. La posizione del plettro e la posizione del pickup, che hanno effetti tipo filtraggio. Ecco. Avevo visto questa cosa anche prima, è strana. Ah, in tutto questo non vi ho detto, sto utilizzando una demo della 1.2. Diciamo, non c'è SF2 player, quindi ancora non è proprio ufficiale. Però, insomma, più avanti uscirà questa versione. Poi c'è la lunghezza della corda. Non mi chiedete esattamente qual è il motivo, la mia ventola sta cominciando a lavorare. Poi abbiamo il panning della corda. Poi abbiamo il detune della corda, che ha un massimo di un semitono, di un decimo di semitono. E poi abbiamo lo slap, che anche questo sembra modificare la parte del suono che viene mantenuto. Slap, slap, ora non stiamo qui. E soprattutto possiamo modificare l'ottava. Che non è l'ottava, è l'armonico, ve lo dico prima. Meno 1 significa armonico meno 1, che significa un'ottava sotto. Armonico meno 2, che significa 2 ottave sotto. Armonico 2, che significa 1 ottava sopra. Armonico 3 significa la quinta sull'ottava sopra. 4, 2 ottave sopra, e così via. La terza maggiore, quinta sulla seconda ottava. E il 7 non mi ricordo mai che nota è. Però il concetto è che quando voi li aggiungete uno a uno, per esempio i primi 4, il secondo gli metto il terzo armonico, il terzo gli metto il secondo armonico, il quarto gli metto il settimo armonico. Insomma, potete sbizzarrirvi. Ma quello che è importante di questo strumento è che è facilissimo fare dei suoni distorti con questo strumento, che suonino bene. Diciamo, stando non ascoltare questo in biluppo ce ne frega poco, le funzioni ce ne frega poco. Al limite, come funzione potrebbe essere molto utile mettere l'accordo alla quinta. Insomma, e poi andiamo invece negli effetti e aggiungiamo, che sono, Wave Shaper Effect, quello di LMS, che magari mettiamo in un modo tipo... Allora, partiamo da 0, tengo premuto Shift. Tipo questo modo qua. E abbiamo sostanzialmente una chitarra elettrica, no, non è vero. No,
non so, qualcosa del genere, magari potremmo aggiungere un pochettino di rilascio se è possibile. Io non so suonare una chitarra, per cui suono accordi come se fossi su una tastiera, non ascoltate. E quindi potete sbizzarrirvi in questo modo, preset fatti con questo strumento, pochi, però sono interessanti. Facciamo quelli che ho fatto io, questo astro, non so. Suona molto molto aspro. Poi avevo fatto un kick perché dovevo fare la traccia per Vibed, no? E quindi devo fare anche un kick. Assomiglia lontanamente a un kick. Poi abbiamo questo, non mi chiedete. Abbiamo anche l'hi-hat, ero riuscito a fare una cosa tipo hi-hat. Perché al solito potete mettere rumore bianco, che non è veramente rumore bianco, ma che comunque ci assomiglia, e potete mettere anche onde a vostro piacere con il più. Questa assomiglia all'altra. E poi c'è questa Real Guitar che in realtà ho scaricato, e che... che diciamo assomiglia un pochettino di più a una chitarra reale, ma più o meno. Tra l'altro in questa Real Guitar tra gli effetti c'è un lussuosissimo fold over distortion che io toglierei. Che diciamo imposta la forma d'onda a un valore positivo sopra e non è proprio il massimo. Distorce un po' tutto, non distorce soltanto questo strumento, fa proprio una distorsione a tutta la vostra musica. Bene, finisco qua. Maria, sono arrivato a 7 minuti, vabbè, 7 secondi, sì, magari 7 secondi. Bene, spero che sia stato abbastanza corto, vi lascio, fine, ciao, basta. No, sto scherzando, allora, parliamoci seriamente. Vibe è uno strumento che utilizzo pochissimo. Non lo so spiegare meglio di così. Fa certe cose. Chi usa una chitarra magari può provarlo, può trovarlo un pochettino più interessante. È un sintetizzatore pseudo modello fisico. Parleremo di VatSynth prima o poi. E parleremo di ZenaSubFX prima o poi. Dopodiché mi sono arrivato a una serie di... Ovviamente una richiesta, sì, insomma, siamo ancora pochi, per cui le richieste sono poche. Su tutorial di tipo tecnico, su MIDI, su cose di questo tipo. Va bene, farò dei tutorial tecnici brevi su piccole cose. Un altro progetto che avevo in mente di fare era di fare dei tutorial su singoli preset, magari suoni che ho fatto in precedenza o che ho scaricato e che mi sembrano molto interessanti, spiegarvi come sono fatti e metterli, non so, all'interno di una musica, cercare di farveli sentire e proporveli. Tutti i suoni che potete chiaramente scaricare, potreste scaricare dopo, saranno messi dentro la LSP, la LMS Sharing Platform, quindi sono scaricabili. Che comunque andatela sempre a guardare la LMS Sharing Platform, la maggior parte dei suoni potrebbero servirvi poco utili, però in realtà quelli ci sono, quelli buoni. E questo penso che sia quanto. Sì, insomma, voglio fare dei tutorial, dei video in generale su queste cose, tutorial tecnici e video in generale. Bene, basta, 8 minuti e 40, fine, addio. Alla prossima.